Oggi è venuto a trovarci in frequenza Riccardo Sartoris. Lui è qui in veste di presidente dell'associazione Cuneo Si Va Oltre. Benvenuto Riccardo. Grazie, buongiorno a te Mariella, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io ti ho invitato oggi a parlare di una cosa che tu hai scritto, un titolo che ho letto che mi è piaciuto molto e vorrei appunto parlarne con te. Il titolo recita questo: vorrei che a Cuneo la politica cambiasse in meglio la vita delle persone. Questo è un proposito mica da poco. Certo, ma è un proposito che dovrebbe essere il fondamento della politica, altrimenti parliamo d'altro. In questi ultimi tempi la politica nazionale credo che abbia espresso il peggio di sé, tra corruzioni, mangerie, politiche che danno ai pochi e tolgono ai tanti, il contrario di quello che dovrebbe essere. Ci dovrebbe essere una tutela delle classi deboli, della maggior parte dei cittadini, cercando anche di chiedere sacrifici a chi ha già tanto. Quindi la politica deve cambiare la vita delle persone in meglio, se no non è politica. I nostri politici sono persone importanti, hanno anche dei begli stipendi, sono pagate per lavorare e per migliorare la vita delle persone, altrimenti vadano a fare altri mestieri se non sono in grado di lavorare per quello che è il loro ruolo. Un personaggio a me molto caro dice che da grandi poteri nascono grandi responsabilità. Sai cosa penso, Riccardo? Che secondo me i politici, parlo in generale ovviamente, sono molto molto bravi a fare il bene delle persone. Peccato che lo fanno verso loro stessi. Io trovo che questo lo facciano benissimo. Guarda, a livello amministrativo ci sono due tipologie di persone. Ci sono i tecnici che sono laureati, sono diplomati, hanno delle competenze specifiche e amministrano, diciamo, la parte più pratica. Ci sono i tecnici nel settore urbanistico, tecnici nello settore della salute, sportivo, economico, eccetera, eccetera. E poi ci sono i politici. I politici non hanno competenze particolarmente specifiche, sono persone che dovrebbero avere una visione, dovrebbero dare l'indirizzo politico affinché poi i tecnici lo traducano dal punto di vista pratico. Ultimamente stiamo assistendo ad una classe politica che non è in grado di fare niente se non, come dicevi tu, gli interessi propri. Non hanno delle competenze, non hanno delle visioni, si limitano così a discutere, a fare qualche leggina. L'ultimo, diciamo, che ha avuto un minimo di visione, nel bene e nel male, per carità, può essere un Renzi, che all'inizio aveva così una visione della politica attraverso la rottamazione, attraverso altre forme. Poi è morto anche lui, travolto dal suo stesso potere, dall'impossibilità poi di gestire una maggioranza così variegata come quella in cui si è ritrovato da Verdini ad Alfano e compagnia bella. Però mancano questi politici, mancano politici che erano invece presenti anche solo 30 anni, 40 anni fa, avevano comunque una visione politica. Ci ricordiamo tutti anche solo un De Gasperi, un Moro, un Berlinguer, erano comunque politici di spessore. Anche allora però i politici di spessore finivano nei bagagliai delle auto, mi viene in mente Aldo Moro. Ah certo, e beh, ma sai, se c'è responsabilità è ovvio che se vai a toccare determinati poteri poi rischi di finire magari male. Adesso non sono più quei tempi lì, però non c'è nessuno, diciamo, che si responsabilizza, che rischia, ecco, magari anche la poltrona, perché rischia di non venire rieletto. Ma perché non possiamo farlo? Voglio dire, è così bello fare politica, è così bello vedere queste idee nascere, crescere e poi anche vederle tradotte nella realtà. Abbiamo una responsabilità, una necessità anche. Dobbiamo farlo per noi stessi e per il mondo, per i nostri figli. Cambiare le regole del gioco. Si può fare. Lo stanno facendo i grillini con tante difficoltà, anche loro poi dimostrano di avere dei limiti. Però, voglio dire, queste idee possono effettivamente essere tradotte. Bisogna solo cambiare, bisogna solo avere il coraggio di cambiare. Bene, Riccardo, è stata molto bella questa chiacchierata perché hai dato un po' una sorta di speranza. È bello sentire che ci credi veramente. Tu infatti hai concluso dicendo si può fare e si deve fare, e quindi insomma speriamo che si faccia, ecco. Certo, ma si deve fare, dobbiamo essere tutti noi, chi più chi meno, bisogna avere il coraggio anche di cambiare, di delegare qualcuno a farlo, non sempre i soliti, non sempre le solite facce che ormai sono vecchie. Diamo questa opportunità ai giovani, vediamo le loro idee, proviamoci. Tieni presente che solo fino a 100 anni fa i politici erano molto più giovani di quelli che sono adesso. Ormai l'età della classe media si è abbassata, ma non sufficientemente. L'accesso effettivamente
effettivamente all'amministrazione è ad appannaggio di ancora di vecchi, di anziani. Si pensa che la saggezza o l'esperienza sia utile, invece alla fine non è così. Negli ultimi anni è stato abbastanza dimostrato che tutta questa saggezza non ha portato molto molto lontano. Noi ringraziamo Riccardo Sartoris per questa bella chiacchierata, come dicevo prima, grazie per essere stato con noi, alla prossima, grazie. Continua a crederci così. Assolutamente, ciao Mariella, ciao a tutti gli ascoltatori, buon anno.